due cose, solo, mi hanno fatto un favore fare questo pezzo, perché questo è uno dei miei cavalli di battaglia. Lo suonavo quando ero un ragazzino, perché mi piaceva ascoltare in cameretta, chiuso dentro, non c'era internet, non c'era niente, c'era un giradischi che girava anche male, tra l'altro, mi ricordo. E il primo album che ho comprato è stato Tarkus, e poi Trilogy, e poi io ho cominciato da lì. E quindi questo è un omaggio ai grandi Kate Emerson e alla musica proprio che mi ha fatto compagnia per tanti anni, grazie. Allora, visto che siamo in tema, diciamo due parole sul prog. Il prog è riferito alla musica progressiva. E la musica progressiva è nata nei primi anni, fine anni 70, primi anni 70. Nei primi anni 70 nasce la musica progressiva che praticamente cos'era? Dopo il beat, che era un'espressione di libertà, di conseguenza non c'erano schemi fissi, era divertimento e gioia. Poi chiaramente ci abbiamo avuto bisogno di qualcosa di più energico. E la musica progressiva non è tanto che un legame fra il rock e la musica classica. E qui chiaramente le cose erano un po' più complesse, di conseguenza tutti quelli che facevano musica beat si sono trovati poi in difficoltà, perché chiaramente qui bisognava avere a che fare con le partiture musicali. E soprattutto non c'era il leader. Il leader non esisteva più, esisteva il gruppo. L'Italia è stato, dopo chiaramente l'Inghilterra che è stata la fondatrice di questo genere, è stata la nazione europea che ha avuto il maggior riscontro con la musica progressiva. I Pink Floyd, i Genesis, i Gentle Giant e altri gruppi, e i Gentle Giant, no. Comunque hanno avuto la loro storia iniziale in Italia. Io ricordo che per esempio i Genesis nel 72 suonavano per 100 persone all'Apollo 2000 di Gode a San Turbano, cosa ingestibile, ma quella volta c'era così. Gentle Tal avevano fatto quella tournée dove i Gentle Giant hanno spopolato, e l'Italia chiaramente una nazione musicofila, logicamente ha recepito al meglio questo genere. E allora il nostro repertorio è un po' seminato in questo settore, c'è un po' di tutto, però con un'unica affinità, il progressivo. Vale per i Who, che sembra di no, ma Parsifal è stata la prima loro espressione di musica progressiva, come per tutti gli altri, e soprattutto non c'erano leader, perché i gruppi avevano un nome e non c'era il leader. Questo vale per Emerson e Cabal, per Genesis e per tutti questi gruppi. Anche l'Italia ha avuto la sua bella esperienza, Area, Banco, premiata Fonderia Marconi, e poi moltissimi altri gruppi, questi chiaramente sono i più famosi. E praticamente questo era il discorso del progressivo che è nato perché. Piccola chicca di musica progressiva.